diritti in diretta, in collaborazione con CGIL, Inca, Teorema. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì con le tutele individuali. Attraverso questa trasmissione cerchiamo di entrare all'interno appunto delle normative previdenziali assistenziali per costruire strumenti che siano fruibili al fine di rendere insomma un pochino più accessibili tutti questi diritti in un mondo un tantino complesso come quello della previdenza e dell'assistenza. Mi aiuteranno stasera e soprattutto aiuteranno voi a rispondere alle vostre domande Ilaria Rabitti e Silvano Cavalletti. A Ilaria do il bentornata perché è stata per qualche settimana, non è stata con noi, ma stasera rientra e con lei cercheremo un po' di ragionare di quelle che sono le scadenze legate appunto al comparto pubblico. Ilaria si occupa soprattutto di comparto pubblico, quindi con lei partiremo a ragionare già delle lavorazioni preesistenti a oggi che sono riguardanti appunto gli accessi a pensione, soprattutto del mondo della scuola. E con lei ragioneremo anche delle prospettive rispetto alla circolare del MIUR e a quelle che saranno poi le incombenze successive. Prendiamo subito la prima telefonata e entriamo nel vivo delle argomentazioni. Pronto? Buonasera. Buonasera a lei, prego. Allora io ho una invalidità al 100%, sì. Di invalida civile. Sì. E ho letto oggi sul televideo della RAI che forse verrà sospeso il reddito di cittadinanza, è vero oppure no? Allora, onestamente la fonte non può essere di tipo normativo perché ne avremmo avuto notizia. Silvano, tu hai delle informazioni in questo senso? Allora, la cosa da fare è quella di rinnovare l'ISEE nel mese di gennaio, perché probabilmente la notizia che ha letto è solamente legata al fatto che i titolari del reddito di cittadinanza, siccome l'ISA ha cambiato corso di validità, quindi scade alla fine dell'anno, a gennaio dovranno premurarsi di rinnovare la dichiarazione sostitutiva, l'ISE, perché altrimenti se questo non verrà fatto dal primo di febbraio il pagamento del reddito potrebbe essere sospeso. Probabilmente la notizia si riferiva solo a questo, ma non a un'eliminazione del reddito di cittadinanza. Va bene, grazie. Niente, grazie a lei. Quindi non c'è una normativa che si modificherà in funzione di questo, però hai fatto bene a ricordarlo perché in effetti l'ISEE per tutte le prestazioni a sostegno del reddito che sono in corso di pagamento si sospende la validità appunto al 15 di gennaio, bisognerà poi premurarsi di prendere l'appuntamento con i colleghi del CAF che ci aiuteranno un pochino a compilare le nuove normative, anche perché tutti i bonus relativi ai benefici di carattere assistenziale sono per lo più legati all'ISEE che deve essere necessariamente in corso di validità e quindi giustamente Silvano ricordava questo passaggio. All'interno della finanziaria però lo confermiamo, non c'è niente che vada nella direzione dell'annullamento di questo diritto e quindi è solo rinnovare il documento che serve alla fruizione di questo ammortizzatore insieme all'iscrizione al collocamento che deve essere sempre effettuata. Io Ilaria ti lascio introdurre l'argomento relativo alla domanda di pensione che stiamo lavorando in questo periodo e che riguarda gli accessi a pensione del 2020 per il comparto scuola, poi è chiaro che ci sono anche tutti gli altri, ma questa è una campagna di tipo particolare perché ha una concentrazione legata ad un'unica finestra di uscita, quindi intanto ti lascio indicare le modalità con le quali stiamo lavorando qui e poi magari diamo indicazioni anche sui tempi di emanazione della famosa circolare del MIUR. Allora, siamo nel vivo della campagna, nel senso che ormai stiamo inoltrando tutte le domande di pensione all'istituto. Abbiamo avuto un momento di stop non dovuto a noi ma alle procedure informatiche dell'INPS per cui non si riuscivano a inviare ancora le domande di pensione per il 1 settembre 2020 di quota 100 per chi maturava i 62 anni nel 2020, la procedura adesso l'hanno sbloccata, è rimasta ferma. Ma anche lì l'INPS ha garantito che a breve
metterà a posto questa malfunzione per chi compie addirittura i 62 anni dopo il 31 di agosto, ma è solamente un problema di procedura e non di normativa, ecco. Quindi siamo nel pieno delle domande di pensione, siamo in attesa invece della circolare ministeriale per il discorso delle dimissioni. Anche perché quella è fondamentale, senza quella la quale è la non è cosa diciamo prioritaria, certo. Ma siamo nei tempi, nel senso che l'anno scorso era uscita la prima a metà novembre, poi con l'emanazione della nuova legge di stabilità, certo, e l'introduzione di tutti questi nuovi modi per accedere alla pensione, ne è uscita un'altra. Io direi che secondo me per andare alla fine di novembre la circolare dovrebbe uscire. Che poi se ci fossero delle introduzioni, come già ci aspettiamo, relative a opzione donna piuttosto che ape sociale, anche lì ci sarà. Sì, anche sicuramente lì sicuramente ci sarà una prima circolare che fisserà una data per tutte quelle domande di pensione già normativa, di legge. Molto probabilmente con la legge di stabilità nuova uscirà poi una seconda circolare. Sì, direi che leggevo oggi che dovrebbe essere quasi pronta, okay. Quindi comunque, quindi dico a tutte le persone a cui abbiamo già fatto la domanda di pensione, che verranno comunque ricontattate nel momento in cui uscirà la circolare, di premunirsi di tutti quegli accessi che servono per il discorso, appunto, per le dimissioni. E niente, in questo momento siamo in attesa. Okay. Stiamo finendo di contattare gli ultimi, appunto, di quota 100, che per cui non riuscivamo a fare fino alla settimana scorsa le domande, si è sbloccato a metà settimana e quindi... Sì, perché c'era un problema sull'età anagrafica che non consentiva. Esatto, no, la procedura dell'INPS non consentiva, ma appunto, ribadisco, è stato sbloccato e quindi adesso... Se non siete ancora stati contattati, nel giro di qualche giorno verrete comunque contattati. Qui Silvano c'è un messaggio che ti leggo, perché è una cosa che qualche volta in effetti sugli autonomi capita e quindi è bene magari che ne facciamo un esempio un po' per tutti. Questo signore andrà in pensione con 41 anni e 10 mesi a marzo del 2020. Sono versati tutti come coadiuvante agricola, quindi immagino nell'impresa da coltivatore diretto. Al momento della domanda ovviamente lei dice non avrò tutti i contributi perché il versamento contributivo viene posposto relativamente ai periodi in cui dovrò maturare il requisito, quindi non avrò a quella data il requisito maturato. Come dovrò fare? È la domanda. Beh, allora noi per quanto riguarda gli autonomi, per evitare che poi ci sia un posticipo della liquidazione del trattamento, quindi un ritardo, o che magari l'istanza venga respinta, poi è da riaprire, quindi passa del tempo, consigliamo sempre di pagare in anticipo quella rata di contribuzione che serve a coprire i mesi fino alla maturazione del requisito, perché se venissero pagati alla scadenza naturale, questo potrebbe determinare in effetti un ritardo della liquidazione della prestazione, o addirittura la prestazione potrebbe essere respinta in attesa poi di essere riaperta nel momento in cui viene completato il versamento contributivo. Quindi addirittura per la contribuzione agricola consigliamo di anticipare il pagamento e di completare già l'anno. In questo caso è meglio per ottenere immediatamente poi il pagamento della prestazione. Questo è il consiglio che diamo. Qui Silvano c'è invece una richiesta relativamente a un chiarimento sull'indennità commercianti, cosiddetta income. Io spero di leggere correttamente il messaggio, perché la signora ci chiede: è meglio fare la domanda a dicembre 2019 o non ho problemi anche a farla nel 2020? C'è qualche rischio col punto interrogativo che poi magari la situazione del governo non mi consenta poi più di fare la richiesta? Allora, siccome questa norma è appena stata resa strutturale
a partire da gennaio di quest'anno, io non credo che ci sarà proprio alcun rischio, anche se uno aspetta fare la domanda o deve decidere se cessare l'attività, restituire la licenza e quant'altro. Come abbiamo detto, i requisiti sono 57 anni per le donne e 62 anni per gli uomini. Devono avere versato nella gestione commercianti almeno 5 anni di contribuzione. A questo punto, una volta che cessano l'attività e restituiscono la licenza al comune, si può procedere con l'inoltro della domanda, e direi che anche per gli anni futuri, visto che la norma ora è strutturale ed è finanziata con una contribuzione che devono versare tutti i commercianti, direi che non ci sono rischi che venga eliminata, per cui decida in tutta tranquillità quando puoi attivare la cessazione del rapporto della società. Sì, diciamo che qui appunto il chiarimento è arrivato qualche settimana fa, se non erro, relativamente anche alle cessazioni precedenti, quindi siamo in una situazione di chiarezza assoluta in questo caso, non ci sono altre... Sì, diciamo che erano rimasti esclusi da questo indennizzo, siccome la norma precedente aveva terminato i propri effetti alla fine del 2016, e la nuova norma è stata reintrodotta da gennaio 2019, l'INPS aveva comunicato che venivano indennizzati solamente le cessazioni a partire dal 2019, di conseguenza erano rimasti esclusi coloro che avevano cessato l'attività commerciale nel 2017 e nel 2018. Poi c'è stata una modifica con una legge che è stata, con un decreto legge che è stato convertito in legge ai primi di novembre, e in questo caso qua si riprendono anche coloro che avevano cessato l'attività commerciale negli anni 2017-2018, anche queste persone potranno fare la domanda se ricorrono chiaramente tutti i requisiti e potranno beneficiare di questa IndCom che, ricordiamo, è pari al trattamento minimo di pensione, cioè sono 513 euro al mese per 13 mensilità che vengono pagate fino al compimento dell'età della pensione di vecchiaia, quindi fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia. Se il commerciante dovesse nel frattempo raggiungere il diritto a pensione anticipata o andare in pensione con quota 100, ricordiamo che in questa indennità sono comprensivi anche dei contributi figurativi utili per maturare il diritto a qualsiasi tipo di pensione. Quindi è chiaro che se uno in godimento di questa indennità dovesse arrivare al diritto a pensione anticipata, continuerà comunque lo stesso a percepire anche l'indennità fino al compimento del, oggi sono 67 anni, comunque dell'età per la pensione di vecchiaia. Quindi è una cosa che per certi versi potrebbe aiutare anche coloro che dovrebbero versare dei contributi volontari per arrivare magari ai 42 anni e 10 mesi, 41 anni, o 41 e 10 per le donne, in questo modo ci arriverebbe semplicemente con il godimento di questa IndCom. Per cui ci sono vari aspetti da valutare, potrebbe essere per chi decide di cessare l'attività commerciale una soluzione molto conveniente. Da valutare. Qui invece c'è un messaggio, Silvano, che riguarda una signora del 61. Qui entriamo nel vivo della normativa che dovrebbe essere approvata all'interno della finanziaria 2020 e che riguarda questa famosa proroga di un anno della maturazione dei requisiti relativamente alla cosiddetta opzione donna. Questa signora dice: ho contributi sia da artigiana che da dipendente, ed è del 61, quindi qui c'è tutta una valutazione da valutare. Da fare, sono accumulabili per l'opzione donna, i contributi volontari sono validi ai fini della
maturazione del requisito. Allora, intanto bisognerebbe capire, e qui il messaggio non lo dice, se i contributi dell'artigiana sono vecchi o nuovi, da ultimi piuttosto che no, perché qui si potrebbe fare un ragionamento. Però essendo del 61 con la contribuzione mista abbiamo un problema. Sì, allora il nuovo provvedimento di quote rosa, che di fatto è stato rinnovato pari pari a come era lo scorso, come era quest'anno, uguale a quello della scorsa legge di bilancio, hanno semplicemente spostato, chiaramente è ancora in corso l'iter legislativo, ma non ci aspettiamo sorprese in questo senso, per cui maturazione dei 35 anni entro il 31 dicembre 2019, 58 anni di età per le donne che hanno tutto lavoro dipendente, 59 per chi ha anche contribuzione mista. Quindi in questo caso la signora sarebbe tagliata fuori da questa possibilità, a meno che non riesca a maturare lo stesso i 35 anni di contribuzione escludendo l'attività autonoma. Magari se è un periodo breve si potrebbe riuscire a fare. L'alternativa potrebbe essere quella di pagare una ricongiunzione, che è un'operazione onerosa con la quale questa signora potrebbe trasformare la contribuzione da artigiano o lavoratore autonomo in contribuzione da lavoro dipendente per poter accedere, appunto, visto che l'età dei 58 anni viene raggiunta quest'anno. E chiaramente bisogna vedere dove sono collocati, come diceva Cinzia, temporalmente questi contributi autonomi, perché se sta facendo l'autonoma ad oggi, questa operazione non si può fare. Quindi invitiamo eventualmente la signora a passare per fare tutta una serie di valutazioni, non da ultimo l'importo del trattamento, perché prima di imbarcarci in operazioni per cercare di recuperare il diritto, dobbiamo capire se può essere interessata all'operazione, e la cosa fondamentale è capire quello che viene a percepire, quindi fare dei calcoli di importo. Poi se l'importo, diciamo, va bene, le andrà bene, proveremo a valutare quali situazioni e quali operazioni possiamo fare per riuscire a farla rientrare nella norma senza magari dover aspettare un'ulteriore proroga della quale non si sa chiaramente nulla. Bene, quindi l'invito è quello di fare una valutazione, appunto, più attenta della posizione. Prendiamo la telefonata che c'è in linea. Pronto? Buonasera. Buonasera. Sono un insegnante elementare. Sono entrata di ruolo nell'82-83. Sì. E desideravo sapere per la mia pensione quanto tempo, cioè se è il caso di andarmene in pensione adesso con la quota 100. Allora, lei signora cortesemente non si chiede l'età alle donne, ma in questo caso è necessario, bisogna che mi dica quanti anni ha. Allora, io ho 61 anni. Ok, e compirai... Sono nata nel 58. Ok, del 58, quindi farai 62 anni nel 2020? Sì, infatti. Okay. Allora, qui io, Ilaria, se hai tutti gli elementi e hai, come dire, fatto una breve valutazione, posto che ovviamente la risposta... Io sono entrata di ruolo nel... praticamente nel 1982-83. Però la contribuzione precedente l'ha già... Sì, era un anno e mezzo. Quindi? Cioè, perché ho insegnato in una scuola serale. Ok, però dal 92 è entrata di ruolo nell'ente pubblico. Sì, perfetto, è sempre con lo Stato lavorato. Però, mi scusi perché va e viene la voce, 82-92? No, 82-83. Ok, perfetto, infatti mi era sfuggito il dato, 10 anni sono rilevanti in questo caso. Posso chiederle solo una cosa? Sì, infatti. La scadenza del suo gradone, lo sa? No, cioè praticamente sono all'ultima fascia. Ah, è già in ultima fascia, ok. Hai tutti gli elementi? Sì. Ok, le faccio dare una risposta in diretta da Ilaria, poi eventualmente, come dire, andrà posposto in un qualche modo nella verifica attraverso i conteggi in questo caso, sì, presumo. Esatto, cioè principalmente direi che per la signora sarà il caso di fare due conti, quindi verificare l'importo uscendo il primo di settembre del 2020 e facendo un calcolo in prospettiva alla maturazione del requisito, appunto, dei 41 anni e 10 mesi. Dopodiché, siccome è già in ultima fascia, quindi non ha da percepire ulteriori aumenti di stipendio se non
il discorso del contratto, che però ne può beneficiare comunque in questo momento qua, perché sono già in scadenza contrattuale. Certo. Qui rimane poi una valutazione fondamentalmente soggettiva, nel senso che preso atto dei due importi di pensione, preso atto della possibilità di andare in pensione nel 2020 o nel 2000, adesso facendo due conti veloci, direi che siamo nel 2022 forse, ah, sa, sì, un anno e mezzo prima del ruolo, okay. Rimane, sì, dopo la decisione in capo comunque alla persona. Diciamo che sulla quota 100 c'è un problema sull'incompatibilità con il lavoro eventualmente. Esatto. Quindi magari un però po' lì quello. Poi subentrano fattori, cioè, direi molto soggettivi. Quindi io consiglierei alla signora, se non l'ha già fatto, comunque di venire a fare il raffronto tra le due pensioni e poi dopo da lì si può prendere una decisione. Siamo ancora ampiamente nei termini, non c'è ancora fissata nessuna scadenza, quindi abbiamo modo di... Cioè, dire così a priori che cosa mi consiglia è difficile cioè, nel senso che io posso fare una valutazione di importi, poi no, è chiaro che dopo, stabilire e esatto. dire le conviene fare questo o quell'altro diventa... difficile. Sì. Si fanno i conti, si valutano le decorrenze, dopodiché esatto, uno prende sì. una decisione. Dopo entrano in gioco altri fattori. Essendo ancora in tempo esatto, a farlo, per assolutamente. Cui per l'anno scolastico prossimo. Prendiamo la telefonata che c'è in linea, pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera, senta, allora la situazione è questa, 55 anni. Sì. Pubblico dipendente, sì. Quindi ci sono poi tre anni nel privato, poi il militare e il resto è diciamo nella cosa pubblica, pubblica amministrazione. Ok, già ricongiunti questi periodi? Sì, li avevo ricongiunti proprio all'inizio, agli albori, quando ho iniziato poi okay. con... La mia domanda è questa, cioè diciamo, quindi quota 100 naturalmente per noi non c'è, non ci sarà, non lo so, però quindi non si capisce, torna la Fornero piena, cioè nel senso o ci sono altre prospettive e diciamo nel caso della Fornero quanto posso così pensare di... Però le faccio questa domanda giusto per capire, il livello della quantità dei contributi abbiamo un ordine di grandezza da poter fornire a Ilaria per fare un'ipotesi? Ma cosa intende? Come livello? Quanti anni abbiamo di contributi versati a 30, oggi? 30, 32 qualche mese, adesso preciso per 32. No, va bene, è sufficiente, nel senso per capire un attimo, perché sì. siccome lei ha 55 anni e è ancora relativamente giovane, volevo capire... com'era no, la contribuzione. Certo. L'altra cosa era, abbiamo un riscatto di laurea eventualmente da spendere? No, questo no, questo okay. no. Hai gli elementi? Sì. Ok, le faccio dare una risposta volentieri da Ilaria, grazie. Allora, qui non è tanto un discorso se ritorna la Fornero oppure no. Le norme in questo momento stabiliscono che gli indici di speranza di vita sono bloccati per il discorso della pensione di anzianità detta anticipata fino al 2026. Per ora è così. È chiaro che il signore, con quello che mi ha detto, difficilmente riuscirà a stare come decorrenza di pensione entro questa data. Dal 2026 in poi, oggi dicono che verranno riemessi gli aumenti per la speranza di vita, in che quantità e come ancora è difficile da dire, però non è che la Fornero, voglio chiarire questo, è sparita, semplicemente sono stati bloccati gli aumenti di speranza di vita, quindi invece che andare via con i famosi 43 anni giusto e quest'anno? 2020. Quest'anno? Ok, 43 e 3. E 3, esatto, okay. Semplicemente siamo rimasti ai 42 anni e 10 mesi con i 3 mesi di finestra. Sì. E questo in teoria fino al 2026. Poi cosa succederà dopo? Non lo sappiamo. Quindi il signore sicuramente è in bilico, nel senso che sarà
tra un'anticipata e una vecchiaia, quindi lì vedremo un attimo, però dirle ritornerà la Fornero c'è già, semplicemente è stato stoppato l'aumento. Sì, diciamo che se dovessero ipoteticamente, qui facendo un conto molto veloce, prorogare invece la quota 100, potrebbe essere che lui ne abbia interesse prima, perché essendo, avendo 55 anni potrebbe avere più interesse. Sì, su quello mi sento meno di contare, ecco, però devo fare, insomma, affidamento. Oggi, esatto, io credo che bisogna stare alla finestra e cercare di capire cosa, sì, accade. Esatto. Poi sulle aspettative di vita e sul fatto che ci saranno gli aumenti vedremo come sarà da misurarsi. È chiaro che se a livello contributivo sono 32 anni siamo ancora un pochino lontani dalla valutazione. Però insomma restiamo, ogni tanto controlliamo la normativa e verifichiamo dove siamo. Prendiamo la telefonata che c'è in linea, pronto? 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 Sì, buonasera, prego. Buonasera, io sono Angela e volevo sapere qualche cosa sulle pensioni, sulla mia pensione. Provi Angela a farci la domanda. Allora, io ho 61 anni e li faccio a ottobre, il 14 di ottobre. E del 2020? E volevo sapere se riuscivo ad andare in pensione l'anno prossimo con i 62 anni, visto che ho già 40 anni di contributi. Angela, chiedo scusa, i 61 anni li ha fatti quest'anno e ne fa 60? Adesso, sì. Ok, li ha appena fatti, perfetto. Li ho appena fatti. L'unica cosa che mi ho in mente è che l'anno scolastico inizia il primo settembre. Sì. E perciò come mi devo comportare? Posso andare in pensione e stare senza un mese e mezzo di stipendio, di pensione, o devo rifare un anno intero? No, allora glielo spieghiamo volentieri, se l'area è tutto chiaro, perché così ne approfittiamo, perché questa è una particolarità dell'accesso a pensione del mondo scuola, glielo spieghiamo volentieri, ma è molto, vedrà che la risposta le piacerà, credo. Sì. Ti do la parola, Ilaria, così dai tu la allora, risposta. Allora, solo per il mondo della scuola e dell'università, essendo appunto legato tutto il discorso anche pensionistico all'inizio e alla fine dell'anno scolastico, quindi per la scuola la finestra, l'unica finestra esistente è il primo di settembre. Proprio per questo motivo io il requisito per uscire in quell'anno lì, quindi in questo caso parliamo di una quota 100 2020, perché la signora compie gli anni ad ottobre. Se io il requisito riesco a farlo dal 1 di gennaio al 31 di dicembre dell'anno, io posso tranquillamente avere la mia pensione in pagamento dal 1 di settembre di quell'anno. Ricapitoliamo, la signora ha già maturato i 40 anni di contributi, quindi ne ha più di 38. Compie i 62 anni il 14 di ottobre del 2020, siccome sta dentro al 31 dicembre del 2020, la signora non deve stare senza pensione per un mese. Alla signora verrà pagata la pensione, se farà la domanda, entro le scadenze che devono uscire adesso. Quelle che citavamo, esatto, all'inizio della puntata della circolare. Il primo di settembre del 2020, con la pensione in pagamento dal primo di settembre del 2020. Ok? Quindi la signora, se non l'ha ancora fatto, può prendere appuntamento e noi gli facciamo la valutazione dell'importo, e se decide di andare lei potrà essere collocata in pensione il primo di settembre del 2020. Credo che sia una buona notizia. Ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Riprendiamo la diretta, naturalmente voi sapete che potete intervenire telefonando allo 0522 30 4441 per parlare con noi in diretta, oppure attraverso sms e whatsapp al 3421995675. E cominciamo appunto da un sms che è arrivato nel corso della pubblicità. Questo signore chiedeva: la legge per i precoci con i 41 anni di contributi è slegata dall'età ed è strutturale? Pronti? Sì,
Allora. Sì, non era, no, nel senso che adesso vale sia per il pubblico che per il privato. Io non ho dato indicazioni su chi poteva rispondere, ma in realtà vale per tutto, non ci sono differenze, salvo che poi per il comparto pubblico è molto limitata, ma c'è anche nel comparto pubblico. Sì, la norma vale per tutti, è strutturale, prevede chiaramente la maturazione del requisito contributivo dei 41 anni. Da quest'anno al requisito contributivo dei 41 anni è stata aggiunta la finestra di 3 mesi che si calcola dalla maturazione dei 41. C'è tutto l'iter di certificazione che deve essere portato avanti, nel senso che prima io devo fare una richiesta di certificazione e solo che una volta ottenuta da parte dell'INPS, che in questo caso è l'INPS di Piacenza per la nostra provincia, a certificare il diritto, una volta ottenuta la lettera da parte dell'INPS con l'accoglimento della certificazione, io posso poi procedere, se sono ancora in attività lavorativa, con le dimissioni ed il pensionamento. E è una norma strutturale, l'unico limite è un tetto massimo di spesa che c'è per ogni anno. Quindi per questo, da qua l'esigenza di una certificazione per tenere monitorato il livello di spesa e per evitare che si vada oltre il tetto fissato, cosa che peraltro in questi anni è in vigore la norma dal 2017, non è mai successo che non ci fossero sufficienti risorse per soddisfare tutte le domande presentate. Bene, così abbiamo fatto il punto anche su questo. Prendiamo la telefonata che c'è in linea. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei, prego. Buonasera. Allora, io vorrei chiedere, io ho 58 anni e 39 anni di contributi. Sì. Io così sono interessata all'opzione donna. Sì. Ecco, io così volevo chiedere, ma che tipo di decurtazione con opzione donna? Mi aiuta solo signora a capire, l'anno di nascita è il 61? È il 61. Ok, la contribuzione che lei ha, questi 39 anni che citava, sono tutti da lavoro? Sono dipendente pubblica. Ok, perfetto. Quale comparto è il suo comparto di appartenenza? Asilo nido. Quindi è un comparto comune? Sì. Ok, è una dipendente del comune del settore, appunto, come insegnante o come ausiliaria? Come insegnante. Ok, perfetto, hai gli elementi? Ok, allora passo la parola a Ilaria, poi ovviamente anche qui si tratterà di fare una valutazione sull'importo, perché invece sull'ente pubblico l'opzione donna in molti casi non è particolarmente conveniente. Sì, allora stabilire a priori una percentuale fissa di decurtazione no. C'è. Nel senso che ogni conto è comunque legato a una posizione stipendiale, quindi cambia. Sicuramente, a differenza del settore privato, nel comparto pubblico al 99,9% si ha una decurtazione e non un vantaggio. Quindi io le posso dire che il trend comunque medio è circa un 30% in meno della mia ipotetica pensione, non dello stipendio, perché tanti fanno l'errore di pensare che il calcolo di pensione dell'opzione donna è un 30% in meno dello stipendio. No, il paragone si deve fare sull'ipotetica pensione che io avrei preso se fossi andata nel regime normale, certo. Non quindi optando per il sistema contributivo, che è quello, appunto, il calcolo che mi richiede l'opzione donna. Quindi io alla signora, siccome i calcoli li facciamo bene o male a tutti, certo. È chiaro che è l'amministrazione che ci deve certificare le retribuzioni, siamo ampiamente nei termini per fare qualsiasi valutazione, stabilito che non è che se io non esco precisamente il giorno in cui mi scatta la finestra d'uscita, non succede nulla. Io non posso più usufruirne. Posso decidere da lì in poi di usufruirne quando voglio. Quindi alla signora il mio consiglio è: facciamo una valutazione di importi e poi dopo prende con calma la decisione.
Anche perché sì, sull'ente pubblico, come tu ricordi spesso e volentieri, insomma, è molto importante fare questo tipo di valutazione, perché ovviamente, tra l'altro, 39 anni di contributi sì, non sono nemmeno così pochi, per cui insomma... Consiglio di una valutazione attenta in consulenza, in modo tale che uno prenda poi la sua decisione giustamente in modo più consapevole, anche se decidesse che poi l'opzione donna gli piace, esatto. Quindi non ci sono problemi. Ah, sì. Prendiamo la telefonata che c'è in linea, pronto? Buonasera. Buonasera a lei. Io dovrei fare questa domanda. Io ho 61 anni, li ho compiuti a settembre del 5, cioè di quest'anno, sì. Quindi ho 61 anni, sì. E faccio 42 anni di lavoro circa febbraio del 2020, sì. Gli anni ci sono tutti perché ho fatto la certificazione con l'INPS e quindi ci dovrebbero essere tutti. La mia domanda è non tanto se mi conviene andarci con la quota 100 o con la Fornero, perché tanto non so se la quota 100 sarà, diciamo così, una legge che passerà oppure no, a meno che voi non abbiate indicazioni maggiori. Allora, però la mia domanda è eventualmente quando mi conviene fare la domanda di pensione o cose di questo tipo. Allora, proviamo a fare un'ipotesi sull'una decorrenza piuttosto che l'altra, tenendo conto che se lei i 61 anni li ha compiuti a settembre 2019, vuol dire che i 62 li avrà a settembre 2020, se non sbaglio a fare i conti. Esattamente. Data nella quale è anche molto vicino alla quota Fornero. Allora le faccio io una domanda, sono curiosa. Lei ha intenzione di lavorare dopo la pensione oppure intende smettere? Probabilmente vorrei smettere. Okay. Però, perché questa è un'altra... Prego. No, dico probabilmente mi piacerebbe più smettere perché ho la mia moglie che è in pensione, quindi è andato con la 400. Ok. Quindi perché questa è una valutazione importante di cui tenere conto quando c'è una vicinanza di pochi mesi tra una prestazione e l'altra. Io Silvano ti lascio la parola, poi anche qui naturalmente ci saranno da fare delle valutazioni sull'importo. I due requisiti sono veramente uno vicino all'altro, nel senso che lei compiendo i 62 anni a settembre, mi pare abbia detto a settembre, potrebbe andare in pensione con quota 100 il 1 gennaio del 2021. Con il requisito Fornero, siccome dovrebbe fare i 42-10 alla fine del 2020, sarà un 1 aprile del 2021, quindi ci sono 3 mesi di differenza. 3 mesi non cambia nulla, né come importo, né l'unica differenza è quella che diceva Cinzia prima, se lei avesse voglia di fare qualcosa dal pensionamento fino al compimento dei 67 anni con la Fornero lo può fare, con quota 100 questo non è possibile a meno che non si tratti di quei famosi lavori con prestazioni occasionali fino a 5.000 euro. E la valutazione credo sia tutta in questo senso. Gli importi, le ripeto, non cambiano, non sono 3 mesi che fanno la differenza e non credo cambi nemmeno andare 3 mesi prima o 3 mesi dopo, il resto rimane una decisione soggettiva sua su quale strada prendere. Sì, diciamo che la valutazione è corretta sulla indicazione dell'eventuale ripresa di attività, se non è intenzione l'una a questo punto vale l'altra. Ricordo però che su quota 100 non ci sono allo stato dell'arte dei dubbi, è una norma che dovrebbe essere in vigore fino al 2021, nessuno ha parlato di abrogare per il momento alcunché, quindi insomma quella è una norma che teoricamente dovrebbe finire la sua corsa col 2021. Prendiamo la telefonata che c'è in linea, pronto? Buonasera, senta, io chiedevo un'informazione, sì. Io lavoro nel pubblico lavoro. Lavoro in ospedale, esattamente. Io ho 64 anni fatti a luglio e ho più o meno 39 anni di lavoro, nel senso che ho lavorato 2 anni e 9 mesi nel privato, poi dall'83 lavoro in ospedale. Chiedevo se ho altre possibilità oltre la quota 100. Proviamo a ipotizzarlo, se Ilaria ha gli elementi che gli consentono di fare i conteggi, posto che anche qui bisognerà poi ovviamente entrare nel merito della valutazione sulla pensione, perché in realtà
Qui noi abbiamo un'età anagrafica che ci consentirebbe di poterlo fare, la contribuzione in via teorica dovremmo averla, però non siamo neanche distantissimi dalla Fornero se non ci sono vuoti all'interno della posizione. No, esatto. Quindi, cioè, è chiaro che in questo momento le uniche due possibilità sono la quota 100 e l'opzione donna. Certo. È chiaro che se uno deve fare una valutazione tra le due è meglio per quota 100 per importo. Di importi di pensione una quota 100. Lì, cioè, altre vie oggi non ce n'è. È chiaro che nel giro di 2-3 anni comunque un requisito di vecchiaia, certo, ce l'ha. Quasi paro con il requisito dell'anticipata, che però da quello che ho capito dovrebbe essere successivo. Però in questo caso la quota 100 sarebbe spendibile quasi da subito? Assolutamente sì. E non c'è una decurtazione, perché qui sull'importo, perché anche qui le leggende metropolitane sono state diverse. L'unico vincolo che ha sono i 6 mesi, perché deve dare comunque un preavviso di 6 mesi all'amministrazione, ma non ha decurtazioni fisse, diciamo, sull'importo della pensione. Viene a mancare, è chiaro, il contributo versato da qui all'età della vecchiaia. Quindi 38 sono necessari per l'accesso. L'età anagrafica ce l'avremmo già, facciamo un controllo sulla posizione per verificare i 38 anni, che è l'unico passaggio che potrebbe in un qualche modo spostare. E poi si fa una valutazione di importo e vede la differenza tra la possibilità di accesso con la quota 100, certo, o aspettare e continuare a lavorare fino alla maturazione del requisito, direi, della pensione di vecchiaia. Quindi in questo caso può prendere tranquillamente un appuntamento col settore pubblico in via Roma, ma anche, lo ricordo, nei comuni, nel senso che poi tra l'altro troverete in tutti i centri di zona. Quindi è possibile farlo, oppure in accesso libero, così lo ricordo, il martedì e il venerdì, sarebbe meglio di no, ma le colleghe ci sono, qualora ci siano delle decisioni urgenti da prendere rispetto magari a delle verifiche di questo tipo. Ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Riprendiamo la diretta, io riprendo volentieri, naturalmente se volete intervenire lo potete fare ancora per la prossima ventina di minuti insieme a noi in diretta, ma io prenderei questo messaggio perché ci serve a legare un po' il ragionamento fatto prima su quota 100. Questo è un signore che matura i requisiti a dicembre del 2021 e la preoccupazione è quella di capire se questo requisito contributivo, in abbinamento all'età, lo potrà far valere se maturato entro il 31/12/2021. Faccio io una postilla. È chiaro che dovremo verificare la finanziaria dell'anno prossimo, quali saranno i contenuti e soprattutto se questo governo proseguirà il suo iter fino ad arrivare a scadenza naturale, oppure se avverranno altre accadimenti di tipo politico. Però se la maturazione è nel 2021, si danno qui, cosa possiamo dire al telespettatore che ci ha scritto? Una bella domanda. Bene. Bisognerebbe avere la sfera di cristallo, nel senso che per il 2020 non dovrebbero esserci problemi. Fra l'altro, nel testo della legge di bilancio non era nemmeno contemplato una modifica di quota 100, se ne era parlato, c'erano alcune forze politiche che sostengono questo il governo che avrebbero voluto aumentare le finestre, di questo si era discusso, non di cessare la sperimentazione, poi si è deciso di non fare nulla. Chiaramente per arrivare al 2021, che sarebbe l'anno in cui terminerà la sperimentazione di quota 100, perché quota 100, ricordiamo, era nata comunque come misura sperimentale ed era già stabilito che terminasse alla fine del 2021. E in questo caso c'è un'altra legge di bilancio ancora da affrontare, con tutti i dubbi del caso, con la situazione economica. Non sapremo se ci sarà ancora questo governo o ce ne sarà un altro, quindi è un po' difficile fare delle previsioni che vadano oltre la fine del 2020. Vedremo, insomma, diciamo che qui la possibilità di maturare, di valutarlo, l'avremo alla fine dell'anno prossimo. Prendiamo un appuntamento magari un po' più avanti per fare queste valutazioni. Prendiamo la telefonata che c'è in linea. Pronto? Buonasera. Buonasera a lei, prego. Mi chiamo Angela. Sì. Volevo chiedere, io ho 41 anni di contributi già fatti a marzo. Sì. 61 anni e ho 66 anni già compiuti a marzo. Sì.
Io vorrei sapere, essendo nella pubblica amministrazione, sì, se non faccio nessuna domanda mi ci mandano, no? A un certo punto lei dice mi collocano a riposo. Dove esatto. Mi dice signora cortesemente il comparto in cui lavora. Io lavoro nello Stato. Ok, Stato. Non lavora nel comparto scuola, immagino? No. Ok. Hai tutti gli elementi? Sì, allora. Ok, lascio parola a Ilaria. Comunque direi nel 2020 sia la vecchiaia che l'anticipata. Alla signora io l'unico consiglio che posso dare in questo caso è di aspettare la comunicazione del collocamento a riposo d'ufficio per età anagrafica, quindi di aspettare il compimento dei 67 anni, per un semplice motivo: per riuscire ad avere la liquidazione, quindi la buona uscita, in un anno e tre mesi e non nei 2 anni e 3 mesi che avrebbe se si dimettesse lei per raggiunto requisito della pensione anticipata. Questa è una valutazione importante, sì, però in questo caso da fare, perché è molto vicina ad entrambi i due, in questo caso, esatto, ha nel senso beneficio. Che matura comunque, direi forse con la finestra siamo lì. Comunque, in ogni caso, io non farei un discorso di pensione anticipata con dimissione, ma aspetterei appunto la lettera della sua amministrazione, che dovrebbe essere comunicata a lei 6 mesi prima il compimento dell'età anagrafica e di conseguenza anche il collocamento a riposo, certo, per poi appunto usufruire di questo anticipo comunque rispetto alla liquidazione. Sì, perché noi ogni tanto ce lo scordiamo, però sull'ente pubblico ci sono questi differimenti di percezione, sì, del TFS, diciamo, sì, considerevoli. Se io cesso comunque per dimissioni, quindi sono io che mi dimetto dalla mia amministrazione, ho comunque sempre i 24 mesi più i 3 mesi di finestra. Se invece la mia amministrazione che mi colloca per collocamento a riposo d'ufficio, sì, per l'età, allora in questo caso i termini si riducono a 12 mesi più 3 mesi di finestra. E quindi, insomma, quindi siccome è proprio questione, secondo me, proprio di giorni, io aspetterei che mi collochino direttamente loro. Bene. Prendiamo la prossima telefonata. Scusami. Pronto? No, scusa, faccio attendere la telefonata. Naturalmente la domanda di pensione però la facciamo nel momento in cui arriva la lettera alla persona. Ok, perfetto, quindi fin tanto che la Perché la domanda di pensione deve essere comunque fatta. Beh, perfetto, quindi mi raccomando magari di attivarsi in questo senso. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, io chiamo da Parma, sono una dipendente statale. Sì. Nella scuola, mi sento male perché ho abbassato il volume. Io avrei 41 anni e 10 mesi a settembre 2021, sì, però 59 anni di età. Mi chiedo, nel 2021 a settembre ci sarà ancora la pensione anticipata con questi requisiti oppure no? Allora, la tranquillizziamo, dopodiché lo ridiciamo, ma è una considerazione che fa la signora attenta, nel senso che accendendo la televisione si sente di tutto di più, quindi no, le diamo indicazioni più che volentieri, ma direi che possiamo farla star tranquilla, Ilaria. Ad oggi sì, l'unica scadenza che c'è nel 2021 è il discorso di quota 100, sul discorso della pensione anticipata non c'è assolutamente nulla, quindi la signora direi che può stare tranquilla, super tranquilla, assolutamente, in questo caso. Ripeto, la domanda per il 2021 la dovrà fare a partire da settembre dell'anno precedente, quindi nel 2020, ma direi che tranquillamente, a prescindere dal fatto che lei abbia 59 anni, matura comunque il requisito la sua pensione anticipata. Sì, l'unica valutazione che potrebbe fare, ma qui è un problema di importo, è la quota rosa eventuale, ma è chiaro che nell'ente pubblico, l'abbiamo detto assolutamente ripetutamente, no. C'è un problema. L'unica, ecco, mi viene in mente la scadenza in questo senso, cioè quella della quota rosa. Ma sulla norma Fornero a oggi non ci sono variazioni di come dire, modifica normativa, né si prevede che essa possa in un qualche modo terminare allo stato dell'arte.
parte, quindi c'è un'aggiunta di due normative che non c'erano prima, che sono quota rosa e ape social, prorogate anche per i requisiti 2020, quindi maturazione 2019 per quanto riguarda le quote rosa, invece ape social anche 2020, ma per il resto tutto resta fermo così, insomma non ci sono variazioni di sorta. Prendiamo la telefonata che c'è in linea, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, chiamo da Modena. Dica pure. Un'informazione, io sono ex dipendente dell'ente locale. Sì. Da luglio in pensione con la pensione Fornero, quella anticipata. Sì. Quando mi è arrivati i calcoli dell'INPS a giugno, poco prima di accedere alla pensione, erano calcolati sulla posizione economica inferiore che ho tenuto proprio il penultimo mese di lavoro. Sì. È previsto un ricalcolo dell'assegno pensionistico futuro. Le faccio rispondere volentieri da Ilaria, così le dà un'indicazione su cosa accadrà quel calcolo. Allora, grazie. Il signore infatti ha detto che a lui è arrivato la pensione prima di cessare, diciamo, l'attività. Certo. Nel senso che l'INPS, gestione dipendenti pubblici, lavora in anticipo le pensioni per dare continuità ai pagamenti, cioè cercano di non far rimanere senza stipendio pensione il personale. È chiaro che qui loro devono lavorare appunto in anticipo su dati presunti che gli dà l'amministrazione. Avendo ricevuto questo aumento nell'ultimo mese, il signore può stare tranquillo perché la sua pensione verrà comunque ricalcolata. Io gli consiglio però di rivolgersi al patronato dove ha fatto la domanda di pensione per fare una domanda di ricalcolo. In questo modo si sollecita appunto l'INPS a evadere la pratica nel più breve tempo possibile. Nel senso che ne hanno talmente tante che poi anche questo ricalcolo potrebbe poi avvenire tra un anno o due anni. Facendo questo intervento da parte del patronato acceleriamo i tempi di liquidazione dell'INPS. Sì, diciamo che come tu dicevi dovrebbe avvenire tutto d'ufficio in un qualche modo, ma è meglio dare aiuto. Esatto, assolutamente, anche perché così come patronato si può intervenire anche sollecitando la pratica e avere prima appunto gli arretrati, quello che gli spetta. Certamente. Io vorrei porti, Silvano, una domanda che mi interessa particolarmente perché è un, se non ci sono chiamate in linea me ne segnala la regia, no? Quindi procedo col messaggio. Mi interessa molto perché in effetti spesso e volentieri questo argomento lo vedo ritornare. Allora, questo signore o signora, non so, signora direi perché parla di 41 anni e 10 mesi, ha periodi di disoccupazione e di infortunio all'interno della carriera lavorativa e si domanda se per la maturazione dei 41-10 mesi quella contribuzione è valida oppure no. Lo chiariamo perché in effetti si dice un po' di tutto di più, poi a seconda del prodotto posso avere una valorizzazione diversa. Sì, in questo caso, siccome stiamo parlando di una pensione anticipata, è valida chiaramente tutta la contribuzione, anche da disoccupazione, da malattia e da infortunio, a patto che siano maturati i 35 anni di contribuzione, escludendo appunto la contribuzione da disoccupazione e da malattia a copertura. Quindi in questo caso quello della maturazione dei 35 anni senza ricorrere a questo tipo di contribuzione esiste sempre, è un requisito dal quale non si può prescindere in tutti i trattamenti. È chiaro che maggiore è l'anzianità da raggiungere, cioè nel momento in cui io maturo 41 anni e 10 mesi è difficile che non abbia i 35 anni escludendo la disoccupazione e la malattia, dovrei aver avuto anni e anni di questi trattamenti. Quindi, però il requisito della maturazione dei 35 anni senza considerare questi tipi di contribuzioni non utili va sempre rispettato. Poi nel momento in cui io ho questi 35 anni senza quella contribuzione, per arrivare ai 41 e 10 mesi o ai 42 e 10 mesi per gli uomini,
posso tranquillamente considerare anche questo tipo di contribuzione, disoccupazione, malattie, infortuni e quant'altro. Ti faccio questa domanda, Silvano, perché anche qui c'è una specificità legata alla maturazione del requisito che andrà verificata. Però questo signore dice: io maturerò i 42 anni e 10 mesi ad ottobre del 2020. Intanto la prima domanda è già ora di fare la domanda di pensione, così diamo un po' di indicazioni anche sulle tempistiche con le quali si inviano e si preparano le domande di pensione, e l'altra è la finestra di 3 mesi che fine fa, nel senso che come si colloca sulla maturazione del requisito, presupponendo che, come lui ricorda nel messaggio, la maturazione del requisito vale 2.227 settimane più la finestra di 3 mesi, quindi a seconda di come si collocano. Quindi Mauro è molto preparato, ma noi gli diamo qualche indicazione su come gestire la domanda di pensione vera e propria. Allora, innanzitutto la domanda di pensione noi la possiamo preparare anche oggi, poi sarà il patronato che si incarica di trasmetterla attraverso una procedura informatica al momento più opportuno. Chiaramente ad oggi dovrebbe già avere fatto ed avere in mano un estratto conto certificativo che riporti e certifichi la posizione precisa, e questo è sempre meglio averlo. Chiaramente poi, una volta che ha maturato il requisito, sarà sua scelta se lavorare per il periodo di finestra, che sono sempre i soliti 3 mesi, oppure decidere di smettere 3 mesi prima. Chiaramente se matura ad ottobre il pagamento sarà dal 1° di febbraio. La maggior parte delle persone, per evitare di stare 3 mesi senza pensione, senza stipendio, quindi lavora anche il periodo di finestra. Ricordiamo che questi 3 mesi lavorati in più verranno calcolati poi nell'importo di pensione. Quindi non perde nulla, può già cominciare a, come dire, mettere in scadenza attraverso il patronato la domanda di pensione. Ci fermiamo qualche minuto per l'ultimo spazio pubblicitario e ci vediamo tra poco. Riprendiamo con l'ultima parte della trasmissione, riprendiamo a partire dai vostri messaggi, ma se vorrete avete ancora qualche minuto per intervenire con noi in diretta. Qui c'è una domanda che riguarda il lavoro part time, quindi qui presumiamo che si tratti di una dipendente privata, pertanto Silvano ti passo la parola. Lei ci chiede: chiedo quale importo di reddito lordo devo avere per avere l'anno pieno. Interpreto, perché in effetti dal punto di vista della comunicazione qui c'è un problema legato all'importo del salario e alla retribuzione pensionabile. Quindi ciò che Silvano le dà come indicazione non è esattamente l'importo del salario, ma quello che serve per riempire un anno a 52 settimane, che non riguarda il numero di ore lavorate, ma appunto l'importo che vado a percepire di salario. Che indicazione possiamo dare a questa signora? Sì, in caso di part time è molto importante verificare non tanto le ore svolte, perché non è una questione di ore come diceva Cinzia, ma una questione di soldi, di retribuzione. Se la mia retribuzione scende sotto al minimale, che varia di anno in anno perché è legato comunque al tasso perequativo, e alla fine io mi trovo ad aver lavorato un anno e magari invece mi vengono accreditati, che ne so, 10 mesi di contributi, 9, 11, dipende dal valore della retribuzione appunto. L'imponibile previdenziale deve essere almeno intorno ai 10.700 euro sono annui per quest'anno, poi ci sarà un lieve aumento per l'anno prossimo che sarà veramente un'inezia, perché il tasso di perequazione di quest'anno dovrebbe essere lo 0,5, quindi diciamo che i parametri cambieranno pochissimo. E noi lo consigliamo sempre: nel momento in cui si scende a part time bisogna verificare di rispettare questo livello, che è un livello annuo. Chiaramente stiamo parlando di imponibile previdenziale, quindi di lordo più contributi. E le consiglio di fare un passaggio magari all'emissione modello cumulo, che vediamo se effettivamente il livello è rispettato. In questo caso Ilaria T, come dire, faccio intervenire perché questa signora è una dipendente pubblica del settore comparto università. 41 anni di servizio a febbraio 2020, immagino che li abbia verificati, e 62 anni a giugno del 2020, e quindi è lo stesso anno. Cosa posso fare, la richiesta? Nel senso, che tipo di movimento possiamo dare alla posizione? Lì sarà per capire. Il caso che innanzitutto iniziamo a verificare la posizione, perché come tempistiche
Assolutamente ci siamo. E anche per la signora direi di fare le valutazioni sia per la quota 100, che a questo punto direi, mi hai detto che i 62 anni li fa anche nel 2020. 2020 entrambe le situazioni, uno a febbraio e l'altro a giugno. Esatto, quindi adesso in base alle finestre vediamo un attimo, ma anche lì direi che la distanza è solo di qualche mese, e valutare appunto uno se uno vuole continuare a lavorare dopo la pensione oppure no, e gli eventuali importi di pensione. Però direi che ormai è in dirittura d'arrivo, quindi fai... Anche qualora volesse andare con la Fornero, poi in ogni caso. Farei proprio a questo punto il controllo ultimo della posizione, farei una valutazione di importi e poi a lei la scelta, assolutamente. E direi che da gennaio possiamo già iniziare a fare tutto. Perfetto, quindi diamo questa informazione generale e poi insomma si deciderà l'una piuttosto che l'altra, vedrà, ma di fatto esatto. È già possibile adoperarsi. Qui invece, Silvano, abbiamo un 62 anni a febbraio 2020 e un 41 di contributi. Però rispondo prima alla telefonata che c'è in linea, che la facciamo più rapidamente. Pronto? Salve, sono Paolo da Modena, ho 54 anni. Buonasera Paolo. E vorrei sapere più o meno la data di... Io ho iniziato a lavorare nel 1980. Ed è un dipendente del comparto privato? Sì, privato. Sì, lavoro in fabbrica. Ok, ha già naturalmente fatto una verifica sulla posizione, immagino? Sì, più o meno sì, però visto che cambia spesso la musica, volevo capire più o meno. Allora, diamo un'indicazione più o meno, tenendo conto che è opportuno certamente fare un passaggio per una verifica sulla posizione, però se la data di inizio assicurazione è 1980, non siamo distantissimi, Silvano, possiamo cominciare a ragionarne? Sì, soprattutto perché se è iniziato nel 1980 e da 54 anni è senza dubbio un precoce. Lì bisognerebbe capire se ci sono le altre condizioni per poter accedere come precoce, perché dovrebbe fare i 41 anni l'anno prossimo, quindi poi è chiaro che bisogna vedere se ci sono dei vuoti, ma se è tutto pieno nel 2020 fai 41 anni. E in questo caso, se ci fossero le altre condizioni, quindi o la perdita dell'occupazione, ma quello non glielo auguriamo mai, oppure un disabile da assistere, problemi personali di salute, o comunque un lavoro fra quelli che rientrano nelle categorie dei gravosi, potrebbe già iniziare a presentare la certificazione dall'inizio dell'anno prossimo, quindi entro il primo marzo del 2020. Se invece non ci sono altre condizioni che gli consentono di andare come precoce, dovrà puntare al requisito Fornero, che sono i 42 anni e 10 mesi, quindi arriverà nel 2022, quindi è comunque abbastanza vicino, 2022-2023, adesso bisognerà vedere di preciso l'inizio dell'attività e se ci sono dei vuoti. Quindi in ogni caso è già ora di fare una verifica della posizione, le consiglio di andare al patronato, i nostri colleghi di Modena sono molto preparati, e cominciare a fare dei conti, anche perché bisognerà anche pensare e calendarizzare la richiesta di estratto conto certificativo, che è sempre un documento che è bene avere prima di poi passare al pensionamento vero e proprio. Bene. Completo la risposta che stavamo per dare relativamente a questo signore che ha i 62 anni a febbraio 2020 e già i 41 di contributi, e ci chiedeva se quota 100 la può già presentare. La risposta è sì, nel senso che è già possibile raccogliere la domanda, sarà da inviare ovviamente non prima di 3 mesi dalla decorrenza, perché non si può inviare prima la domanda, o meglio si potrebbe fare, ma come dire, si tiene quella distanza lì dalla decorrenza, però la può già, come dire, compilare, è già ora di farlo. Io vi ringrazio moltissimo, anche stasera ovviamente il tempo vola, poi abbiamo cercato di dare indicazioni il più esaustive possibili, il testo normativo probabilmente vero e proprio non vedrà la luce prima di una ventina di giorni dal punto di vista dei passaggi parlamentari e dei superamenti degli emendamenti, avremo occasione naturalmente di sviluppare meglio tutti i temi contenuti.
Io vi do l'appuntamento a lunedì prossimo, sarà una puntata particolare perché ci occuperemo di danni da lavoro, ce ne occuperemo con i nostri medici legali e con la collega responsabile del settore INAIL, quindi infortuni e malattie professionali con gli annessi e connessi, quindi vi invito naturalmente a partecipare fin da ora. Ringrazio in regia Paolo Ronzoni che stasera ha curato appunto la regia e Antonella Vaccondino in segreteria, vi ringrazio per l'attenzione e vi do l'appuntamento a lunedì prossimo. Buonanotte a tutti. I diritti in diretta, in collaborazione con CGL.